ricordo e ancora ho qualche acciacco per questo incidente, ho ancora i segni, il ginocchio è guarito quasi totalmente, adesso non sento più fastidi in bicicletta, perlomeno a intensità non massimali non sento fastidi, quindi questo mi fa già ben sperare, speriamo che appunto abbia un po' più di fortuna nel proseguo della stagione. Ma il Giro d'Italia è sempre uno spettacolo importante, sicuramente qualcuno ha detto che quello dell'anno scorso era più bello, però ogni giro ha la sua storia e credo che quest'anno si sia presentato un Rominger eccezionale, forse senza avversari, perché andava o troppo forte lui o troppo piano gli avversari, questo è difficile da dirlo, credo che la prova lo avremo al Tour, dove Rominger partirà per vincere e ci saranno veramente tutti i più grandi del ciclismo, Indurain e tutti, e quindi vedremo sicuramente i valori in campo, se sono quelli che ha dimostrato o se forse non aveva avversari, ecco. Al Tour è Marco Pantani. Marco Pantani era partito questa stagione per aveva puntato tutto sul Giro e sul Tour, e a questo punto il Giro l'ho saltato e mi rimane il Tour, probabilmente dovrò rivedere un po' quali sono stati i programmi dell'inizio stagione e quindi il Tour mi servirà probabilmente per trovare una buona condizione, sarà difficile andare in ottime condizioni, però c'è un buon finale di stagione, c'è la Vuelta, c'è il Mondiale e se va male per problemi di allenamento e di tempo il Tour ci sarà poi il seguito, ecco. E una scala di valori per il Tour? Ma una scala di valori credo che gli uomini che si presenteranno più accreditati per il successo saranno sempre gli stessi, i grandi cronometristi, sicuramente Indurain su tutti, Rominger e io credo Zülle, gli uomini più importanti per questo Tour. Poi ci sono altri corridori importanti che sicuramente daranno del filo da torcere, Ugrumov, Berzin, io, Chiappucci, credo che ci sia un Tour molto bello quest'anno.